Così. Fatto? Sono un top pro player number one. Avevo il bastone di The Forest. Nient'altro che sangue e morte. E vabbè, tu baci, tanto per me è più coglione di così, guarda. I coglioni ti invidiano, Ethan. Ma posso farmi un tuffo tipo sul laghetto a meno 26 gradi? Posso. E non sente nemmeno freddo, capito? Immaginate, raga, queste temperature, lui combina. Ah, ma così faccio tipo una difesa. Io mi armo di coltellino. Ecco. Ah, già qui tipo incomincia ad essere un po' più inquietante comunque. Ok. Chiusa dall'altro lato. Porca puttana, tuo... Chiara. Bene, bene. Non ho fatto un cazzo, io volevo solo una mela. Ero superstito. Ma è magico, cos'è? Devi avere la pellacciatura. Chi cazzo sei tu? Bravo, te lo stavo per chiedere. Oh, un forestiero. Anche meglio. Ma... A madre Miranda piacerai molto. Siamo morte. Ma era, raga, il quadro che abbiamo visto, che ho detto sembra quello di Redemption, là. Basta, lagne, ci siamo quasi. Ci siamo quasi un cazzo, guarda. Beh, comunque sarà difficilissimo secondo me sto gioco, raga, dai, minchia, hanno i poteri. Nessuno di voi ha bisogno di quest'uomo. Non E so. le mie figlie amano così tanto intrattenersi con i forestieri. Bando Se mio, lascerete mio grazie padre al nelle mani del volo. casato di mio figlio, io e le mie figlie lo tortureremo e vi Ha una insegneremo bellissima figlia. Ma dove... Quindi chiudete con la bocca! Ma cos'è? La vuoi spassare con lui in privato? Dov'è il divertimento? Lasciatemelo e creerò uno spettacolo che piacerà a tutti. Oh, che ridicolo! A chi vuoi che importi del tuo circo? Ma quanto minchia è alta Garantisco questa? che l'omuncolo soffrirà in ogni Sì, come no, e caso. poi nel castello gli tagliate l'uccello, bla bla bla. No, no, il cazzo no! Ti prego. Ho ascoltato le vostre ragioni. Alcuni di voi sono stati più convincenti di altri, ma ho preso la mia decisione. Heisenberg, Resident Evil il Village, destino di brother. quest'uomo è nelle tue mani. Madre Miranda, io non sono d'accordo. Heisenberg è solo un ragazzino e la sua devozione è davvero discutibile. Signora, lei è... Ridate il mortale a me e mi assicurerò che sia pronto. Chiudi quella cazzo di fogna e per una volta impara a perdere. Cercati la cena da un'altra Ti parte. conviene stare zitto, ragazzino. Lascia parlare gli adulti. Un ragazzino, sei tu che fai sempre i capricci con Non Miranda. avresti responsabilità neanche se te Ah, l'attaccassero cresci ancora e la tua testa forse conterrà il tuo ego. Ehi, la mia opinione non conta. Silenzio! La mia decisione è definitiva. Non voglio discussioni. Imparate a stare al vostro posto. Grazie. Allora, raga, ma questo qui è uno sgorbio. Oh, piano col suo martello. Signore e orrori! Piano col suo Grazie martello. per l'attesa! Inizia lo spettacolo! In che senso lo spettacolo? Vediamogli che basta sempre. Ethan Winters. Preparati. Non tagliatemi l'uccello, vi prego. No, l'uccello no! Ah, ok, mamma mia. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oddio. Grazie del follow, vedo bene, ma sono legato. Scappa! Scappa! Non posso fare altro. Buongiorno. Vado di qua. Interagisci. Veloce. Godzilla, dai.
Dai, impossibile sopravvivere a un colpo del genere. Oh! Allora, questo personaggio è immortale, raga. Madonna, ma qua è un bar. Madonna, raga, è un casino. Complimenti. Siamo morte. Veloce! Ma mi sto uscendo! Veloce! Bastati! Buongiorno, ragazzi! Ma allora, sei davvero forte come dico? Ah, affanculo! Non pensavi che ti avrei fatto scappare, vero? No! Devo no. farti divertire, donna, e morò! No! È arrivato il momento! Ma non mi prende! Splendido e sanguinoso gran finale! Oddio! Che c'è di meglio di un bel macinato di carne americana? Ha funzionato? Non pensavo. Per un pelo. Minchia, per un pelo. Quei mostri hanno rapito Rose. Ancora te lo domandi? Per una manetta. Mamma, ma abbiamo perso tutte le armi? Ah no, ce le abbiamo. Ah, ok, ok, ok. Già molto meglio, molto meglio. Già. Allora raga, ma qua c'è un casino. Io mi auguro che si possa fare anche un po' furtivo, perché in teoria Resident Evil non è che è un gioco. Perché poi se agiamo d'impulso finiamo come a questo. Mischino. E qua diciamo che la situazione inizia ad essere leggermente più inquietante. L'hai sbloccata. Ah, ma siamo di nuovo nella parte di prima. Ok, io volevo la mela. Ecco, continuiamo. Non posso averla, vabbè. Che, ci esplodo di nuovo? Fa venire l'ansia sto gioco. Mattia, pensa a me. Buongiorno. Sono morte, vivi, ormai non si capisce più un cazzo questo gioco. Ho visto uno sgorbio tipo che era una palla. Una che sembrava una bambola vivente. Quella aveva le ali di corvo. Quella è altra 3,80 m. Quello usa i magneti. Non lo so che cazzo di famiglia è. Ti taglio le palle. Io me ne vado a fare in culo mentre sono uscito. Mai più. Cambieremo figlia. Ne faremo altri. Oh, dai, porca. Ti attendevo con ansia, signore. Vabbè, dai. Ecco. Come sai il mio nome? Beh, ormai 180 kg a piede. Delle tue gesta. L'eroe in cerca della propria figlia. Devo ammettere che il castello desta non pochi sospetti. Già, non è l'unico. Io sono solo un umile mercante. Qui. Devi perdonarmi. Puoi chiamarmi il duca. Parliamo d'affari. Armi, munizioni, unguenti curativi. Un po' di cutene. Quello che desideri, qui puoi trovarlo. Ah, raga, comunque leggermente. Benvenuto a lei, grazie. Cos'è? Non ho mai visto niente di simile. Cadenza di tiro. Ah, con le monete che raccolgo, noi abbiamo 1280 lei. Ah, ma possiamo. Ah, lo possiamo vendere questi tesori. Ah. Bam, abbiamo guadagnato. Bam, belli, belli. Ah, vendono anche armi. Ah, no, queste sono le nostre. Poi risorse. Ah, i proiettili. Ma come 200? Ma la prendiamo, è silenziata. Ti auguro una splendida avventura. No, aspetta, ora. Aspetta, non se ne dobbiamo equipaggiarla. Scelta rapida. No! Ah, non è silenziata, è silenziato un paio di cazzi. Bella, però, guarda che pistola che abbiamo. Minchia, mamma mia, ma quant'è? È 26 metri questa persona.